il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: la si chiamerà donna. Alla donna disse: i tuoi dolori e le tue gravidanze con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Lo spettacolo inizia con la Genesi, proprio perché io intendo richiamare l'attenzione del pubblico da subito su un punto di vista molto ben definito, appunto nel rapporto tra uomo e donna. Ragazzi, dove siete? Oh, ragazzi! Non mi fate gli scherzi! Non dovete uscire da soli! Ivar, mettiti il cappello, aiuta tua sorella a chiudersi la giacca! Bob, smettila! Guarda che oggi le buschi! Il primo atto è la vigilia di Natale, il secondo atto il giorno di Natale, il terzo atto il giorno di Santo Stefano. Come prima immagine noi troviamo la coppia, marito e moglie, signori Elmer. Quando tornano le rose, si sfociano intorno alla maggio. Bene, sei di nuovo andato in giro a sperperare del denaro. Lui, un uomo apparentemente abbastanza pedante e molto categorico sulle questioni economiche, perché è l'unico che lavora in famiglia, lei Nora non lavora, e la accusa di essere una spendacciona. Guarda, come vuoi tu, Torvald. Va bene, come vuoi tu. E Nora, apparentemente abbastanza frivola, è la moglie e madre di tre figli. Denaro? Sì, dai. Lo so che ce ne vuole parecchio in una casa. Grazie. Nel periodo di Natale. Grazie, Torvald. Prendo quel denaro, l'avvolgo in una bella carta dorata, sì, la appendo, bravo, sull'albero, sì, di Natale. Proprio l'argomento del denaro, parola che viene ripetuta continuamente nella commedia, è il primo problema che si pone all'interno della coppia, che pone Torvald. Signore, i bambini la reclamano! Vogliono più presto la carota! E Bob vuole assolutamente anche lo slittino! Io tanto ho preso dei calzettoni asciutti per Emmy, l'entrata alla neve negli scarponcini. Oddio, amore, arrivo, arriva Maria, glielo dico io. Bob, lasciami stare! Bob! Forse qualche nota, non è proprio giusto. In questa mattina arriva un'amica del passato, che arriva dal profondo passato. C'è una donna che non conosco. Ma non mi riconosci? Il mio personaggio si chiama Christine Linde. È un personaggio che in realtà contiene, soprattutto nel momento del suo arrivo, un grande mistero. Torvald, il mio marito, è diventato il direttore della banca azionaria. Tuo marito? Ah sì? Che fortuna! È un personaggio il cui dramma si è già compiuto quando entra in scena. Tu già ai tempi della scuola eri una grande sprecona, eh? Questo lo dice anche Torvald adesso. Beh, in realtà il mio personaggio è un personaggio, appunto, molto determinato, molto coraggioso, molto forte. Arriva questa amica alla quale Nora confessa il suo grande segreto, che non aveva confessato per 12 anni. All'inizio del loro matrimonio Torvald, suo marito, era stato male per troppo lavoro e si ammalò molto gravemente. I medici dichiararono che l'unico modo che aveva di salvarsi era fare questo viaggio al sud. Ah sì, sì, sì. Avete passato un intero anno in Italia. Nora sa che sta per perdere suo marito. E quel viaggio salvò la vita di Torvald e costò molto molto denaro. Posso immaginarlo. Disperata, non sa dove sbattere la testa e quindi contatta un losco figuro, questo Krogstad. Nils Krogstad è quello che viene a buttare il sasso nello stagno che poi porterà a tutto quello che avverrà dopo. Sono stata io che ho procurato tutto quel denaro! E si fa prestare una cifra, una somma molto molto alta, che lei prometterà di restituire nel corso degli anni, mese per mese, restituirà questa somma. Non dirà mai niente a suo marito. Non ti sei mai confidata con tuo marito? Ma no, ma figurati! Lui che è così rigido su questo argomento, poi pensa quanto sarebbe umiliante. È costretta per 12 anni a risparmiare, piano piano, da tutto ciò che gli dà, i soldi che gli dà Torvald, per poter pagare le rate ed estinguere questo debito.
Mi scusi, signora. Quando suo marito si ammalò, venne da me a chiedere in prestito 4.800 corone. 800 corone, non conoscevo nessuno. E io promisi di procurarle all'ammontare. Dopo 12 anni, quest'uomo, questo Krogstad, che non solo ha prestato i soldi in Nora, ma è anche impiegato nella banca dove Thorvald è diventato direttore, viene licenziato. All'improvviso Thorvald se lo vuole togliere dai piedi. Poi io le diedi la ricevuta perché lei avrebbe dovuto spedirla via posta a suo padre, di questo anche se ne ricorda? Decide di ricattare Nora. Perché? Perché scopre che la firma a garanzia che ha messo Nora, anziché essere quella del padre di Nora, che nel frattempo è morto, che avrebbe dovuto firmare per fare da garante, è una firma falsa. La stranezza, signora, è che suo padre ha firmato la ricevuta debitoria 3 giorni dopo che è morto. Sono stata io che ho messo la firma di papà. Si rende conto che questa è una confessione pericolosa, sì? Ma perché? Lei presto avrà tutto il suo denaro? Signora, lei mi ha truffato! Il ricatto si fa sempre più pressante fino a che questo Krogstad decide di scrivere una lettera al marito dove racconta tutto. In quest'ultimo anno e mezzo ho tenuto una condotta immacolata. Ho combattuto contro tutte le circostanze più avverse. Eppure ero bello contento di riuscire a risalire passo dopo passo con il mio lavoro. Adesso vengo cacciato via. A Natale! Vi tengo in pugno comunque. E si ricordi che è stato suo marito a costringermi a tutto questo. E io non glielo perdonerò mai. È un disperato. È uno che è alla disperata ricerca di un affrancamento rispetto alla società. È Krogstad che ti ha prestato il denaro. Sì, adesso torna a scoprire tutto. Dobbiamo parlare. Perché abbiamo ancora qualcosa da dirci noi due? Sì, molte cose. Credevo di no. Avevo un rapporto stupendo con una donna che è Christine, interpretata da Eva. A un certo punto viene lasciato con una lettera di insulti e la sua vita precipita. La donna senza cuore che scarica l'uomo non appena le si offre un partito migliore. Credi che sia stato facile per me troncare tutto? Perché decise di occuparsi della cura della sua famiglia di origine, ovvero di sua madre, che era molto malata, e dei suoi fratelli. E per fare questo sceglie di rinunciare all'amore, vero? A un sentimento autentico. Trova la pace di nuovo con quella che era la sua donna amata di un tempo, l'unico grande amore che appunto è Christine. Non avevo nessun'altra scelta. Quando ti ho perso è stato come se la terra si spalancasse sotto i miei piedi. Adesso guardami, sono come un uomo che è scampato ad un naufragio sopra un relitto. Anch'io sono una naufraga sopra un relitto. Non ho più nessuno per cui affliggermi, nessuno di cui prendermi cura. Ho bisogno di essere madre. I tuoi figli hanno bisogno di una madre. Noi due abbiamo bisogno l'uno dell'altra, Nils. Io ho fiducia in ciò che di profondo c'è in te. C'è la scena più bella, credo, che abbia mai fatto d'amore nella mia carriera. Una scena bellissima dove si passa dalla rabbia, dal rancore, dalla paura, dalla sofferenza a un abbandono tenerissimo. Non sono mai stato così incredibilmente felice, Christine. E all'interno di questa vicenda potremmo dire serpeggia un personaggio molto strano, di una grande originalità drammaturgica, che è il dottor Rank. È una tosse passeggera, diciamo. Infatti passerà. Rank è un personaggio malato, semplicemente perché eredita una sifilide dal padre. Se continua così, entro un mese mi troverò a marcire al cimitero. Ma che brutto quello che dici. Tutti i personaggi della commedia sono proiettati in un futuro. Lui è l'unico invece che analizza un passato, cioè il passato della sua vita.
E questo capita soltanto agli uomini moribondi, agli uomini che stanno per raggiungere, diciamo, l'ultimo stadio, no, del loro percorso terreno. Lo vediamo deperire nel corso dei tre atti, si manifesterà il suo amore nei confronti di Nora. Io non riesco davvero ad immaginare che cosa ne sarebbe stato della mia vita se non fossi mai entrato in questa casa. Io te l'ho voluto sempre chiedere. Ma come ha retto il tuo cuore quando hai dovuto abbandonare tua figlia per affidarla degli estranei? Non avevo altra scelta, dovevo essere la balia per la piccola Nora. Ma tu volevi questo? E quando mi ricapitava un posto così buono? Anna Maria è la custode del focolare, è la custode dell'unione di Nora e Thorvald e infatti è la custode dei bambini, di questi figli. Se ne occupa pochissimo sia il padre che la madre. Di lei sappiamo pochissimo, è l'unico personaggio che appartiene, che è una donna del popolo ed ha subito nella sua vita la violenza della cultura dominante maschilista. Allora tua figlia ti avrà dimenticato? No, non l'ha fatto. Mi ha scritto diverse volte quando si è sposata. È stata una ragazza madre ed è stata costretta a lasciare la figlia per diventare la balia di Nora e quindi in questo modo riscattarsi, poter avere una vita rispettabile. Questo le è costato la perdita della figlia. No, c'è Flocca, mi sa che tra un po' deve entrare. Passami la pinza per almeno. Ok. Senti solo quanto tempo ci manca l'apertura. Ok. Mi rendo conto che gli attori sono completamente separati dalla vicenda, proprio perché è completamente chiusa. Era mia intenzione, anche di Laura Benzi, di creare una scatola, una gabbia, ma senza vie d'uscita. L'elemento principale è il legno. Tutta la casa è volutamente fatta di legno, il pavimento è fatto di assi di legno. Quasi come una detenzione. All'interno di una casa bella, accogliente, molto ben arredata, calda perché tutta di legno, ma tutta di legno appunto come una bara. Era per dare un punto caldo qui e contenerlo un po' di più. Va bene. Infatti è in primo piano. Credo che lo spazio che viene visto dal pubblico deve essere qualcosa di più dello spazio realistico in cui i personaggi si muovono, perché quello spazio viene, per esempio in questo caso, visto per diverso tempo, un paio d'ore, per cui voglio che abbia diversi livelli di lettura e possa dare stimoli differenti a seconda del momento dello spettacolo. Non ci sono momenti di iato, non ci sono momenti per pensare. Tu scendi dalle stelle. Questa luce che il pubblico vive in alcune scene come una luce semplice, facile, naturale, ma che in realtà ha bisogno di una serie di appuntamenti e di confidenza da parte del corpo dell'attore, della sua presenza in scena, fondamentali perché poi sia restituito al pubblico il suo volto, la sua espressione, la sua mimica facciale. Dentro questo c'è un piano di astrazione che ha inserito Filippo Dini nella questione personaggio, attore e bambola, marionetta. Che tende invece ad astrarre intanto il corpo dell'attore in alcune scene e in questo l'ho seguito producendo alcune situazioni di luce invece decisamente non naturalistiche, decisamente astratte. Ha creato delle atmosfere straordinarie, piene di colore, piene di inquietudine, di sofferenza e di senso di soffocamento. Fai qualcosa, sennò se ti fermi non lo ritrovi. Brava, ecco, brava, brava, ritrova il passo. Avanti. Così, così poi la signora... Casa di Bambola è apparsa, la prima immagine me la ricordo molto bene, è apparsa nella comprensione quasi viscerale della scena della tarantella. Che in molte versioni viene proprio tagliata quel pezzo, la tarantella, o viene fatta
così. Invece lui aveva già percepito che era lì che accadeva la vera trasformazione, la vera rottura. Quando mi è apparsa, ho compreso, almeno credo di aver compreso una cosa, il momento della liberazione di Nora. Ed è per un motivo magico, no? Ibsen ha scelto dalla Norvegia proprio la tarantella, nient'altro che tarantella, che è proprio quella danza che ti riconnette alla tua parte più istintiva, animale, terrena. Quindi Nora si libera prima di tutto fisicamente e istintivamente. E mi ha chiesto con chi avrei voluto lavorare e a me mi è subito arrivato Ambra Senatore, che è una danzatrice e coreografa di Torino, tra l'altro, anche se adesso lavora in Francia. Ho detto, voglio lei. Da un certo punto in poi, complici alcuni proiettori messi in posizioni strategiche, le ombre si amplificano sulla scena in maniera non naturalistica. Prima della sua mente, come accadrebbe forse in un uomo, ma il suo corpo dice basta. L'ombra diventa sempre più importante, quasi tutti i personaggi da un certo punto in poi proiettano le proprie ombre sulle pareti della scena. Io sono andata a cercare i percussionisti e abbiamo aggiunto le percussioni da tarantella sotto, da pizzica più ad un certo punto diventano, e da lì è arrivata la terra. La testa e la mente è molto importante, le sono anche grata, però ha preso troppo spazio. Ed è, cioè, dico, un po' meno, perché c'è posto anche per altro. Dove sono i miei piedi? Dove sono le mie mani? No, basta con questa frenesia. Fai ritornare la mia piccola Nora, per favore. È la prima volta nella mia vita professionale che scelgo di ambientare un testo, diciamo, che inizialmente era stato scritto in un'altra epoca, in un'epoca così dichiaratamente contemporanea. Società patriarcale, ribellione a questa società patriarcale, scritto nel 1879, e la cosa stupefacente è che racconta anche di uomini che si rendono conto di quanto la società patriarcale sia fallace e ingiusta. Ho voluto in maniera decisa di comunicare subito allo spettatore, appunto da una prima impressione, che la storia che stavamo raccontando lo riguardasse in maniera diretta. 5 minuti con gli attori, Marco, senza nessuno. Sì, noi andiamo in pausa. Tutti in pausa, sì, grazie. Allora, io ho delle proposte. Perché ho la sensazione che questo abbiamo perso, chiamalo la sorellanza, proprio il... la connessione, questo filo rosso, quella connessione uterina tra di noi. E non siamo più allenate a davvero unirci. Ed è facendo pace, piano piano, tra donne, da donna a donna, che tu vai a risanare questa ferita enorme che portiamo. E ripeto, ho bisogno degli altri, soprattutto da donna, delle altre. Dove è andato a finire il nostro istinto femminile, dove è andato a finire appunto il nostro utero, la nostra connessione con la terra, la nostra parte più magica, dove è andata a finire? Non trovo niente che abbia un senso. La mia piccola Nora brancola nel buio. Guarda quell'uccellino! C'è un uccellino? Un pettino! Dov'è? Oh, vai! Cammina! Ma guarda, oh. Metti gli spunzoni, non servono a niente. Andà. Posso dire solo quello che per adesso riesco a fare, che è stare in quinta in silenzio poco prima e poi provare a portare qualcosa di mio a chi sta con me in scena. Sto molto vicina alla mia valigia, perché Christine entra solo con una valigia, la sua vita è nella sua valigia, che i nostri attrezzisti e il nostro direttore di scena hanno caricato molto, è molto pesante e io adoro questa cosa. Quindi dietro le quinte cerco di sentire freddo con il mio cappottino, perché è Natale e il cappottino è molto leggero, e mi porto la mia valigia che pesa molto.
Il tuo scoiattolino andrebbe su e giù. Mettere a disposizione le cose che sai fare, i talenti che hai, i doni che hai, però metterlo a servizio di questo passaggio del mondo del fuori, della platea, di questo mondo più lineare e dell'altro tempo ciclico che abbiamo alle spalle. Io lo percepisco sempre così, sopra o dietro il palco, come se il palco fosse una frontiera, una terra di passaggio tra questi due mondi, questi due tempi. Il palco lo sento che è proprio un passaggio. Il lavoro è quello di accogliere questa umanità, cercare di accoglierla e poi restituirla. E in quanto attori facciamo, se riusciamo, da canale, farci proprio come quando parla dell'attore che indica la luna, no? O puoi vedere l'attore che indica la luna o puoi vedere la luna. E l'obiettivo estremo mio è che si possa vedere la luna. Dai, bidone, dai, Lola! Vieni! Andiamo! Dai, Lola! Avanti, poi dai che ti prendi un raffreddore, avanti! Buonasera! Cristina! Alla prossima festa in maschera io sarò l'uomo invisibile. Nora, bisogna che tu dica tutto a tuo marito. Giorno dopo, siamo al giorno di Santo Stefano, andranno a una festa in maschera dai vicini, dal console Stenborg, e quando ritorneranno lui potrà aprire queste lettere e leggere la posta. Lui la legge, si infuria terribilmente. Io non potrò fare niente, io sono rovinato! Si potrà pensare che io stavo dietro a tutto, che sia stato io ad istigarti, Dio mio! Dio mio! Allora tutto sarà come prima, solo agli occhi degli altri, naturalmente. Tu potrai continuare a restare in questa casa, questo è sottinteso, ma non potrai educare i miei figli, perché io non ho nessuna intenzione di affidarti. Signori, dalla camera si sente tutto, i bambini dormono. Sì, faremo più piano. Grazie, Anne-Marie, buonanotte. Ti siedi? Sarà lunga. Ho molte cose da dirti. Sono 12 anni che noi due siamo sposati. Non ti rendi conto che questa è la prima volta che noi due parliamo insieme seriamente? Seriamente? Ma che cosa significa? Sto solo dicendo che non abbiamo mai parlato seriamente per cercare di risolvere a fondo un problema, una qualsiasi questione che riguardasse noi due. Ma carissima Nora, sì? Sarebbe stata una cosa per te. La pandemia ci ha rinchiuso nelle case. Questa storia è una storia rinchiusa in una casa. Ritrovare la morte o, ancor peggio, purtroppo a volte l'assassinio, di ritrovare invece la gioia e la speranza di incontrarci, in questo caso, ed è quello che mi preme maggiormente, con l'altro sesso, degli uomini nei confronti delle donne nei confronti degli uomini. 12 anni fa io avrei potuto sopportare la malattia e anche la morte per te, per la famiglia. Ma non c'è nessuno al mondo che possa sacrificare la propria etica, i propri principi, la propria morale, la propria integrità per la persona amata. Centinaia di migliaia di donne l'hanno fatto. Anche qua in Europa veramente abbiamo alle spalle, se non mi sbaglio, 4 secoli di roghi in cui c'è uno sterminio di, stiamo parlando quasi 9 milioni di, che sono state chiamate streghe, però di donne, di guaritrici, e quella memoria ti lavora nel corpo. E tu sei stato sempre molto gentile con me, così questa nostra casa non è stata altro che una stanza dei giochi dove io ero la tua moglie bambola, come da papà ero la sua figlia bambola, e i nostri figli a loro volta sono stati le mie bambole. Allora, da questo momento il tempo dei giochi, come lo chiami tu, è finito. Adesso
Troveremo insieme il modo per... Adesso dici insieme. Sì, adesso dico insieme. No, adesso dico insieme. No, adesso dici... Ma non sei stato proprio tu che poco fa hai detto che non avevi nessuna intenzione di affidarmi l'educazione dei tuoi figli? No, aspetta, guarda, lo sapevo che sarebbe venuta fuori. È stato in un momento di rabbia. Non puoi dare importanza a una cosa... Avevi ragione, Torvald, avevi ragione. È un compito superiore alle mie forze. C'è un altro compito che io devo portare a termine prima. Io devo cercare di educare me stessa. E ho bisogno di rimettere insieme i miei pezzi che ho perso per strada. Io ho bisogno di rimembrarmi. Torvald. Adesso sento che sia arrivato il momento in cui questo stiamo facendo. Ci stiamo riconnettendo. Appunto, ci stiamo rimembrando. Tu sei prima di tutto e soprattutto una moglie e una madre. Ecco, io questo non lo credo più. Io credo di essere prima di tutto e soprattutto una persona, proprio come te. Tu parli come una bambina, tu non capisci la società nella quale vivi. Io non sono mai stata così lucida e sicura come stessa. Certo, e tu lucida e sicura abbandoni la tua famiglia. Eh sì, lo faccio. Il mio obiettivo è questo, poter poi quasi dimenticare tutte quelle cose che hai fatto e poi andare in scena e farti attraversare, proprio essere ballata, essere cantata, essere detta. Tu non mi ami più. Mi fa così male, Torvald, però non ci posso fare niente. Io non ti amo più. C'è qualcosa che vuole essere detto universalmente e noi tutte, io, Filippo, Ibsen stesso, Carignano, siamo strumenti in questo momento di questa cosa che ha l'urgenza di essere detto per le donne e per gli uomini. Che entrambi abbiamo paura, che entrambi, sia gli uomini che le donne, siamo colmi di fragilità. Arriviamo a guardarci, a vederci con uno sguardo pulito dalle proiezioni, appunto dalle vendette, dalle rabbie, dalle paure. E quindi speriamo, la mia speranza è appunto che questo spettacolo inviti a un confronto pacifico, un confronto d'amore. E vederci ed arrivare finalmente a ritornare a essere degli spiriti liberi. Non più maschio, femmina, gatto, cane. Infatti adesso ti restituisco il tuo anello, ti rubo una sigaretta, ridammi il mio. Ma anche questo? Sì. Dai, dai. Dai. Ma c'è la possibilità che col tempo io possa diventare... qualcosa di più di un estraneo. Torvald. Allora dovrebbe accadere la cosa più meravigliosa. No, aspetta. Invece io sì, io ci voglio credere. Che nome ha? Che cosa è questa cosa? Trasformare noi due così profondamente? Che la vita in comune possa diventare un matrimonio. Addio. By the cold night, say life to fin on. I divide. Thank you.